queste settimane in giro per l'Umbria, ripenso a chi aspettava da 50 anni un cambio in regione, e quindi ho il cuore pieno. Arrivano dai seggi dei dati incredibili, con Donatella sopra il 60%, e l'ultimo seggio che mi è arrivato da Città di Castello con la Lega sopra il 40%. Poi vedremo alla fine come va, però sfido chiunque a pensare settimana scorsa, un mese fa, sei mesi fa, che si sarebbe celebrata una festa come quella di oggi, una festa di democrazia. Gli Umbri hanno potuto votare a differenza di altri milioni di italiani a cui questo diritto è sottratto, non so ancora quanto a lungo, per oggi gli Umbri, domani gli emiliani e romagnoli, calabresi, toscani, marchigiani, quindi l'inizio di un percorso, però oggi è l'inizio di un percorso, non ci sarà niente di facile. Hai un'eredità abbastanza impegnativa da tutti i punti di vista, però almeno stasera ti conosco come donna concreta, quindi tu sarai già agli uffici, alle liste d'attesa, alle strade, all'aeroporto, al Frecciarossa, alla riorganizzazione della sanità, però concediamoci almeno dopo 50 anni una notte di gioia, perché ripeto, la sinistra aveva preso l'Umbria come il suo laboratorio sperimentale, qua veniva candidata gente da ogni parte d'Italia e poi andava a Roma, si dimenticava l'Umbria, lo davano per il loro fortino, e invece con onestà, con competenza, con pazienza, con coraggio, è la vittoria della concretezza, mi permetto di dire sobriamente, umilmente, da segretario della Lega. È la conferma che la Lega è di gran lunga il primo partito di questo paese, quindi le operazioni di Palazzo, Conte, Di Maio, Zingaretti, le comparsate a Narni, le foto, i decreti terremoto improvvisati, qua c'è l'Italia vera. Io penso che Perugia, Terni, Montecastrilli, Orvieto e Foligno rappresentino la maggioranza degli italiani, che non è quella temporaneamente al governo, ma è quella che oggi ha votato, e che se si votasse domani avrebbe lo stesso risultato in tutta Italia. Penso che due sconfitti non facciano un vincitore, vedremo i dati, però penso che sia per il PD che per i 5 Stelle questa è una lezione di democrazia, di onestà, di trasparenza, di umiltà e di orgoglio che se la ricorderanno. Nota a margine, un Presidente del Consiglio che dice che il voto degli Umbri conta poco e niente, così come conta poco niente il voto dei leccesi, e poi ci rivediamo in Puglia, è un omino. Però ripeto, grazie a Donatella, grazie ai sindaci, grazie a donne e uomini che si sono messi a disposizione, perché poi vediamo le dimensioni più due o meno due. Però se i dati, io stavo scanalando fra la maratona mentana, lo speciale su Rai 3, Umbria TV, e ringrazio gli... Lo speciale su Rai 3 suonava strano, perché mi permetto, da giornalista che io, da che ho la maggiore età, ho sempre visto gli speciali elettorali su Rai 1. È la prima volta nella storia che la Rai ha deciso di trasferire su Rai 3, con tutto rispetto per Rai 3 ovviamente, lo speciale. Stranezze degli equilibri e dei pesi, le hanno provate tutte, le proveranno tutte. L'Italia vera è quella che ha votato oggi in Umbria. Conte direbbe che è piccolina e conta niente. Per me oggi l'Umbria è il mondo, è l'Italia, e quindi ringrazio gli Umbri e ringrazio gli italiani, ringrazio Donatella, in bocca al lupo, perché ti aspettano 5 più 5 anni di battaglie per gli Umbri, un voto degli Umbri per gli Umbri, quindi sono orgoglioso che la Lega abbia tolto dal Senato, con rammarico, ma abbia restituito alla sua gente un governatore come Donatella, a cui faccio di cuore i migliori auguri di buona fortuna e buon lavoro. Naturalmente io voglio ringraziare gli Umbri, perché hanno dato una prova di grandissima maturità e di grandissimo coraggio. Non era per niente facile, non era scontato, però girare in ogni luogo della nostra regione mi ha dato ogni giorno di più
quella forza, quel coraggio e quella determinazione, perché vedevo proprio negli Umbri la voglia, che non era una voglia, era una necessità di cambiamento. Io ho raccolto naturalmente questo invito, mi rendo perfettamente conto che amministrare questa regione non sarà facile per la situazione in cui si trova, quindi bisognerà lavorare da subito con interventi rapidi per ridare veramente questo futuro che è stato tolto agli Umbri, a questa regione, specialmente partendo dal lavoro, partendo dall'economia e poi tutto il resto. Ci sarà una squadra sicuramente all'altezza di poter gestire questo compito e lo faremo con grandissima serietà, determinazione e forza, perché è quella che comunque ci ha contraddistinto fino ad oggi. E niente, che vi devo dire, sono anche spaventata un po' da questo risultato, nel senso che pensavo sicuramente ci fosse un buon risultato. Aspettiamo i dati finali, ma questo mi sembra straordinario e quindi io non posso che abbracciare veramente tutti gli Umbri, tutti i comuni, gli amministratori e sindaci che hanno portato avanti insieme a me questa battaglia, perché io veramente sono andata in tutti i comuni attraverso i nostri sindaci e gli amministratori dei territori, siamo entrati proprio nel cuore dei problemi. E devo dire che ce ne sono molti, ma diciamo che da lunedì iniziamo a lavorare per la nostra regione. Grazie. Una domanda? Sì, poi magari commentiamo i dati più consolidati, però per intanto volevamo trasmettere a chi domani mattina si alza alle 5 per andare a lavorare il fatto che è una giornata straordinaria, incredibile, nessuno avrebbe, ma neanche io. Io ho scommesso dei caffè sul fatto che avremmo vinto con almeno 10 punti di vantaggio, pare che siano anche parecchi di più, quindi è chiaro che è una giornata straordinaria di cambiamento, di rivoluzione pacifica e democratica per l'Umbria. È chiaro che stanotte qualcuno a Roma avrà qualcosa su cui riflettere, nel senso che gli esperimenti da laboratorio sulla pelle degli italiani non funzionano. Gli italiani non amano il tradimento e il poltronismo. E quindi vediamo, magari domani la prima lettura del Presidente del Consiglio sarà il Corriere dell'Umbria e la seconda sarà il Financial Times. E quindi temo che non gli sarà gradevole né l'uno né l'altro, però una cosa alla volta. Oggi è il giorno dell'Umbria, è la notte dell'Umbria. Io personalmente torno quando c'è qualche dato più concreto, però mi sembra che la vittoria sia evidente e clamorosa e bella. Quanto è inciso? Festeggio l'Umbria e festeggio anche una grande affluenza. Di solito commentiamo sempre un calo di affluenza. Ringrazio gli Umbri che hanno dimostrato che gli italiani hanno voglia di votare. Hanno voglia di votare, quindi è un bellissimo risultato da tutti i punti di vista. Ci vediamo fra un pochino quando ci sono dati più evidenti. Se la Lega risultasse avere il doppio dei voti del Partito Democratico nella Roccaforte Rossa, qualcuno al governo dovrebbe ritenersi abusivo già stanotte. Però vediamo, sarà una bella e lunga notte. A più tardi. Facciamo una stretta bella. Una foto, ne abbiamo fatte. Qua.